Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio filmare per voi un What I Eat in a Day, perché è una tipologia di video che mi avete sempre richiesto, ma alla fine non mi sono mai ritrovata a filmarne uno. Quindi oggi appunto voglio farvi vedere cosa mangio dalla mattina, colazione, fino a cena, sera e vari spuntini e dessert, eccetera. Però, visto che ultimamente, da quando mi sono trasferita in casetta nuova, sto cercando di cucinare un pochino di più, di fare qualche ricettina un pochino più healthy. Come vi dicevo appunto nel vlog, sto cercando anche di inserire quanta più frutta e verdura possibile nella mia alimentazione e quindi ho pensato appunto che sia arrivato il momento perfetto per filmare questa tipologia di video. E voglio fare anche una piccola precisazione prima di iniziare: questa è la mia alimentazione di oggi, non è necessariamente l'alimentazione che ho ogni giorno e non sono una dietologa, quindi non voglio insegnare niente a nessuno, non voglio dire a nessuno questo è quello che dovete mangiare, eccetera. Vi faccio semplicemente vedere che cosa mangio io oggi, 7 ottobre, 6 ottobre, che giorno è? Nemmeno lo so, però che cosa mangio io in una giornata, appunto. Quindi iniziamo, direi. Let's go, iniziamo con la colazione, visto che mi vedete che sono in pigiama e sono appena svegliata, quindi colazioncina. Ok, questi sono gli ingredienti per la nostra colazioncina di oggi. Solitamente, appunto, la mattina faccio o frullati con la frutta e il latte di mandorla, oppure bowl con yogurt greco, comunque yogurt 0% di grassi e frutta. Oggi andiamo appunto a preparare un frullato di frutta verdura fresca, quindi utilizzeremo mango a cubetti e potete prenderlo sia fresco che surgelato. Questo era surgelato e l'ho appunto scongelato. Poi una banana, poi spinacino. Questo è quasi da buttare, quindi siccome odio sprecare cibo, andremo ad utilizzare questo. E poi rigorosamente appunto latte di mandorla. Questo è non tostato e senza zuccheri. E poi aggiungeremo anche un po' di semi di chia al nostro frullato. Molto semplicemente andiamo a versare tutti i nostri ingredienti, per questo che adoro i frullati, perché sono semplicissimi da fare e super veloci. Latte di mandorla. Non ne metto tantissimo perché mi piacciono i frullati belli densi. Ok, ho fatto a pezzettini la banana e ho messo anche questa nel frullatore. Adesso non ci resta che aggiungere il nostro spinacino e poi appunto un po' di semi di chia. Vado un po' a caso in realtà con le dosi. Ok, ci siamo ragazzi. Adesso basta frullare il tutto. 3 minuti e il nostro frullato è pronto. Ecco fatto ragazzi, il nostro frullato è pronto, è venuto anche super super denso, quindi top. Sì, è super denso, sono sempre molto fiera quando mi riescono bene i frullati. Ed ecco fatto ragazzi, il nostro frullato pronto, la nostra colazione è pronta. E questa sarà appunto la nostra colazioncina, il nostro green smoothie, molto healthy, e poi rigorosamente un bel po' di acqua ragazzi. Io quando mi sveglio ho sempre tantissima sete. Inizialmente mi sforzavo a bere la mattina e poi con il tempo è diventata una cosa indispensabile, nel senso che quando mi sveglio ho veramente tanta tanta sete e inizio già dalla mattina a bere sempre tantissima tantissima acqua e appunto inizialmente ti devi un po' sforzare se non sei abituato a bere 2 litri d'acqua al giorno. Poi quando inizi a bere 2 litri d'acqua al giorno ti rendi conto che se appunto non bevi almeno 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno hai veramente veramente sete. Quindi inizio già dalla mattina a bere tanta acqua e poi appunto smoothie. Assaggiamo, facciamo l'assaggio. Ragazzi, questo mi è uscito proprio fantastico, eh. Super denso, si sentono un po' i semi di chia che pizzicano un pochino, ma non mi dispiace. E un consiglio: se vi piacciono appunto i frullati densi, aggiungete sempre una banana perché vengono veramente molto cremosi e molto dolci. Secondo me queste sono le colazioni ideali per chi come me la mattina non ha mai fame, perché alla fine non devi sforzarti tantissimo, alla fine è solo un frullato, quindi lo bevi con facilità. Però è pieno di vitamine e ti dà la carica. Quindi ragazzi, abbiamo finito il frullato. Quasi finita la bottiglietta d'acqua. Adesso io vado a truccarmi, insomma, inizio la giornata, vado a lavorare al computer e noi ci vediamo a pranzo.
Dopo aver lavorato il computer sono uscita e ragazzi è già passata l'ora di pranzo, io ho fame quindi direi di recuperare e andiamo a preparare il nostro pranzetto che vi anticipo sarà un avocado toast perché ultimamente sono diventata una patita di avocado toast, sto perfezionando la mia ricetta e oggi andremo ad aggiungerci salmone e uovo mi sa. Questo è quello che ci servirà per il nostro avocado toast con salmone e uovo. Allora, naturalmente l'avocado, potete vederlo dal colore che questo è maturo perché è bello scuro e bello morbido. Più sono morbidi, meglio vi verrà l'avocado toast, quindi sceglieteli sempre belli maturi. E questo invece, come vedete, è un pochino più chiaro, quindi lo lascerò fuori dal frigorifero assolutamente in modo che appunto possa maturare. Quindi un avocado, un uovo. Questo è ancora la piuma della gallina, ragazzi, porterà fortuna. Poi ci servirà una spruzzata di succo di limone, se avete il lime ancora meglio, io non ce l'ho ma ci andrebbe il lime. E poi sale, pepe, olio d'oliva e naturalmente il nostro salmone. Io uso rigorosamente quello norvegese e dobbiamo finire questa confezione prima. Quindi, ah sì, e poi non devo dimenticarmi il pane, naturalmente per il nostro avocado toast ci serviranno 2 fette di pane. Di solito uso quello integrale, però oggi avevo questo e sono congelate completamente. Quindi devo scongelarle e poi le tosteremo in padella. Ok, nel frattempo facciamo appunto scongelare il pane, nel frattempo prepariamo il nostro avocado. Adesso ho tagliato semplicemente il mio avocado a metà, naturalmente andiamo a rimuovere il nocciolo, come si chiama, nocciolo. E notare ragazzi, un consiglio che vi do è quello di prendere sempre avocado piccolini, baby avocado, perché per gli avocado toast sono ideali. Se prendete quelli più grandi vi avanzerà metà avocado che va lasciato in frigorifero, però entro pochi giorni poi si annerisce subito e non è più buono, quindi vi consiglio appunto di prendere quelli piccolini, così ho usato un avocado intero per il toast. Adesso andiamo semplicemente a togliere la buccia, è molto molto semplice quando sono maturi, dal nostro avocado viene via con molta molta facilità, voilà, e andiamo a preparare il nostro avocado, stessa cosa con l'altra metà. Adesso andiamo semplicemente a spiaccicare con la nostra forchetta l'avocado, che vedete è molto molto maturo, quindi riesco anche a spiaccicarlo con facilità. Voilà ragazzi, il nostro avocado è pronto perché come vedete è proprio come una cremina morbida. Adesso aggiungiamo un po' di pepe, che l'ho già aggiunto ma non stavo registrando, quindi non mettiamone troppo. Poi un po' di sale. Una spruzzata del nostro succo di limone oppure se ce l'avete il lime. Spruzziamo un po' ovunque. Mescoliamo il tutto. Togliamo i pezzettini del limone e adesso mescoliamo il tutto. Nel frattempo ho acceso il fuoco e tostiamo appunto il pane quando la pentola è calda, voilà, e voilà, è una pentola antiaderente, quindi vado semplicemente a mettere le mie fette di pane qui e poi un'altra passata dall'altra parte fino a quando diventa praticamente croccante. Anzi, quasi dimenticavo, alla fine dobbiamo aggiungere un filino di olio d'oliva, voilà. Mescoliamo. Adoro il profumo dell'avocado. Gnam, che fame ragazzi, mamma mia. Ok, allora il nostro avocado adesso sì che è pronto. Il pane dovrebbe anche essere quasi pronto. E nel frattempo andiamo a cucinare, a preparare l'uovo. Ok, direi che il pane è assolutamente prontissimissimissimo, direi super tostato anche troppo, l'uovo è anche quasi pronto.
Infatti, come ricetta, ragazzi, anche questa dell'avocado toast con salmone e uovo è molto semplice, facile e veloce da preparare, però sana, per questo mi piace. Adesso spalmiamo semplicemente come se fosse una crema il nostro avocado sul pane. Adesso non ci resta che aggiungere le nostre fettine di salmone sopra all'avocado. Ok, ho aggiunto il salmone rigorosamente norvegese, il mio preferito, sul nostro avocado toast e diciamo che potrebbe andare anche benissimo così come pranzetto e molte volte è così appunto che lo mangio, però oggi andiamo ad aggiungerci appunto un uovo, potete anche metterne due, uno sopra ad ogni toast, però per me è un pochino troppo, sono un pochino troppo due uova di Lace Denver e quindi speriamo di riuscire a non combinare disastri, ragazzi, che la padella teoricamente dovrebbe essere antiaderente, ma non è facile. Ecco il nostro pranzetto pronto. Ci aggiungiamo adesso soltanto un pochino di pepe ancora, ma ovviamente va a piacimento. Voilà, ragazzi, ecco qua il nostro toast, avocado toast con salmone e uovo è pronto ed ha un profumino buonissimo e naturalmente vicino, lo sapete, quando pranzo, quando ceno, bevo sempre un bicchiere, questo sarà un bicchiere molto grande, bevo sempre un bicchiere di Coca-Cola Zero e questa è la Coca-Cola Zero senza caffeina che appunto in Italia vi dicevo non si trova, cioè in Italia si trova o la Coca-Cola Zero oppure la Coca-Cola senza caffeina, però zero e senza caffeina da quanto ne so appunto non si trova, qui l'ho trovata e la adoro, ragazzi. E buon appetito a me, ragazzi, guardate che pranzetto meraviglioso. Io veramente ultimamente sto mangiando praticamente solo avocado toast, ma a pranzo di solito non ho mai avuto fame e da quando invece mi sono, anzi potremmo anche mangiarlo direttamente con le mani, che cosa ne dite, vi scandalizzate? Ma no, dai, non ci scandalizziamo più, ragazzi, su questo canale. Buon appetit. Adoro, cioè vi giuro, io diventerò proprio un avocado. Diventerò un avocado toast. Sto mangiando avocado toast ogni giorno. Ma è troppo buono. Fino a quando probabilmente non mi stuferò e poi non lo mangerò più per anni. E poi riprenderò e lo rimangerò ogni giorno. Io sono così, vado a periodi, mi fisso con una cosa. Wow, ragazzi. Guardate che meraviglia qua. Guardate che meraviglia. E appunto io con la musica, con il cibo, mi fisso esattamente così. Cioè mi fisso con una cosa, poi per un periodo ascolto o mangio solo quella cosa. Cioè ascolto sempre la stessa musica o mangio sempre la stessa cosa, fino a quando mi stufo completamente. E poi tipo quella canzone o quel cibo non voglio più rivederli né risentirli per sempre. Non lo so, ma sono fatta così. Comunque ragazzi, con l'uovo mille volte meglio. Qui c'è qualcuno che vorrebbe un po' di salmone. Immagino che non gli interessi l'avocado nell'uovo. Carunever! E dove che vai? Cioè vieni e poi vai, non l'ho capita questa. Ciao amore mio. Sei a dieta e non ti piace tanto stare a dieta. Lo so amore mio, lo so. Spazzolato tutto, ragazzi. Il pranzo spazzolato completamente. Devo dire che sono sazissima, perché non mangio sempre così tanto a pranzo. A volte sì, oggi avevo una fame e adesso sono strapiena. Quindi non penso che resisterò in ogni caso fino a cena, perché raramente faccio soltanto, cioè mai colazione pranzo cena. Cioè mangio sempre spuntini, robe così fuori pasto. Devo essere onesta. Però appunto sto cercando di, almeno quando mangio, di mangiare cose più sane. Poi ovviamente sgarro sempre, ci sarà sempre qualche schifezza nella mia vita, perché non voglio sicuramente privarmi delle schifezze. Però appunto per la stragrande maggioranza sto cercando di mangiare appunto più cosine sane. Quindi noi ci vedremo, penso, per uno snack a questo punto prima di cena, anche se adesso sono super sazio e non voglio pensare al cibo fino a stasera. Ok, ciao, a dopo. Ok ragazzi, è l'ora dello spuntino. Oggi lo faccio in realtà abbastanza tardi perché è quasi ora di cena, perché l'avocado toast che abbiamo mangiato a pranzo mi ha saziato molto, quindi oggi spuntino abbastanza tardi. Di solito, anzi, non ho mai una preferenza fissa. A volte faccio uno spuntino salato, a volte faccio uno spuntino dolce, dipende. Oggi ho decisamente voglia di spuntino dolce, quindi vediamo.
E come spuntino voglio fare una cosa molto semplice che però è buonissima e potete usare anche lo yogurt greco se volete o lo yogurt normale bianco. Io userò questa che è l'alternativa vegana allo yogurt senza zuccheri ed è super cremoso, mi piace tantissimo. Poi aggiungeremo allo yogurt un po' di miele, questo è miele d'acacia. L'ho quasi finito, e poi anche un po' di noci, queste. Questo in realtà è un mix con noci e frutta secca, quindi vanno bene anche solo le noci, ed è uno spuntino molto molto veloce e facile. Versato lo yogurt, come vedete, ha una colorazione un pochino più beige rispetto a quella dello yogurt, che è un pochino più bianco perché è a base di soia. Adesso ci aggiungiamo il miele. Siamo proprio agli sgoccioli con il miele, ragazzi. Si vede che mi piace un sacco. Ok, direi che può bastare. Finisco sempre per metterne troppo. Ok, adesso aggiungiamo le nostre noci. Ok, spuntino pronto, è super goloso e buonissimo. E questo è quello che faccio. Di solito, diciamo, se ho voglia di dolce, questa è una merenda che faccio spesso. Qui c'è Gatta Stellina che vuole assolutamente comparire nel video di oggi. Do sempre una mescolata così il miele va a distribuirsi per bene in tutto lo yogurt. E buon appetito! Ragazzi, buonissimo! Che in realtà questa è anche una colazione che faccio spesso perché lo yogurt con la frutta, le noci, frutta secca, eccetera, è anche appunto una cosa che faccio spesso per colazione. Visto che mi piace tantissimo, appunto, quando ho voglia di dolce. Diventa anche uno spuntino. Come vedete, è un pochino più liquido lo yogurt di soia rispetto a quello, magari quello greco che è molto molto denso, però vi assicuro che è un'ottima, ottima alternativa allo yogurt classico. Yogurt completamente slurpato tutto, anche questo, e mi piace moltissimo lo yogurt di soia perché sono intollerante al lattosio, quindi cerco di, diciamo, evitare i latticini più che posso. Naturalmente mi mangio la mozzarella, naturalmente, insomma, il parmigiano, quindi quando posso evitare i latticini, tipo in questo caso, appunto, lo yogurt di soia mi piace un sacco, quindi sostituisco. E adesso mi sa, ragazzi, che ci vedremo direttamente a cena. È ora di preparare la cena, ragazzi. Ho voglia di pasta stasera ed ho trovato una ricetta abbastanza semplice che potremmo preparare assieme. Adesso vediamo gli ingredienti. Faremo le linguine con pomodorini e mozzarella, quindi ci serviranno appunto le linguine o qualsiasi pasta lunga, poi pomodorini, ciliegino, quelli piccolini, mozzarella, cipolla che grattugeremo e olio extravergine di oliva. Nel frattempo ho messo un po' d'olio in padella e adesso andiamo a grattugiare la cipolla. Ok, facciamo un soffritto con l'olio e la cipolla e adesso aggiungiamo anche i pomodorini. C'è un profumino buonissimo, ragazzi. Nel frattempo facciamo rosolare i pomodorini con la cipolla. Adesso al nostro soffritto, visto che io adoro le olive verdi, vado ad aggiungere anche queste. Non sono quelle della Sacla Italiana che mi piacciono tanto, ma sono quelle del supermercato olandese. Ecco fatto, aggiunte le olive. Profumino promette molto molto bene, ragazzi. E qui nel frattempo abbiamo appunto le nostre linguine, che sono quasi pronte. Nel frattempo vado a tagliare la mozzarella a cubetti. La pasta è pronta, adesso andiamo a riaccendere il fuoco sotto al nostro soffritto, ci aggiungiamo la pasta e poi la mozzarella la facciamo sciogliere giusto un pochino. Ok, mescoliamo. Ho aggiunto anche la mozzarella. E adesso aspettiamo appunto che si sciolga solo un pochino, la faccio diventare diciamo un pochino filosa. Guardate che meraviglia.
Adesso la cosa migliore sarebbe andare ad aggiungere un po' di basilico fresco, io non ce l'ho, quindi andremo ad usare questo qua che è basilico tritato, insomma. La cenetta è servita da bere anche a cena, Coca-Cola zero senza caffeina, notare che non sto più utilizzando neanche la cannuccia perché appunto non essendoci caffeina non dovrebbe teoricamente andare a macchiarmi i denti e voglio iniziare a guardare questa nuova serie TV che si chiama Ratched su Netflix. Assaggio in diretta, ragazzi. Buon appetito, gnam. Cavoli, ragazzi, mi sono stupita delle mie capacità perché è venuta buonissima. Cioè, veramente, veramente oggi ho superato me stessa, devo dire. Che castellino come mi guarda. Ho superato me stessa, ragazzi. Stra buona. E dopo cena, ragazzi, c'è sempre spazio per il dolce che non sarà per niente healthy, ma chi se ne frega, mangiamo un gelato. Praticamente io ad inizio video mangiamo healthy, io a fine video mangiamo gelato, chi se ne frega. Quindi vado a mangiare uno dei miei vegan classic, ragazzi. Questi sono i Magnum, però vegani, fatti con il latte di mandorla o il latte di... Contiene burro di cacao, nessun tipo di latte di mandorla o di soia, burro di cacao ed è buonissimo, ragazzi. Non so se ci sia in Italia, mi sembra di no. Io al supermercato questo non lo trovavo, però se lo trovate, se lo vedete, provate perché è strabuono. Dopo essermi slurpata anche il Magnum, ragazzi, penso proprio che questo sarà tutto per il video di oggi, perché guarderò ancora una puntata di Ratched che mi sta piacendo molto, vi avviso. Fatemi sapere se è disponibile anche in Italia oppure no, ma penso di sì. Quindi io vi mando un bacio grandissimo, spero vi sia piaciuto questo What I Eat in a Day, che appunto non è What I Eat Every Day, ma è What I Eat Today. Quindi vi mando un bacio enorme, vi abbraccio fortissimo, venite qua che vi devo sempre abbracciare forte, fortissimissimissimissimissimissimo. E noi ci vediamo domani, puntuali 17:30 con un nuovo video. Ciao!